Dottor Catalano, non solo i fornelli, oggi l'allegria. Allora, il nostro gruppo mascherato ha per titolo l'India, la forza di un sogno. E qual è questo sogno? Quello della libertà, della fratellanza, della pace. E per questo motivo i ragazzi dell'Oriani Tandoi sono vestiti con abiti di diversi colori proprio per la bandiera della pace. E a questo c'è da aggiungere ancora un'altra cosa. In occasione dei 100 anni dell'Oriani ci sono alcuni ragazzi che indossano il cappello delle matricole. Era una vecchissima tradizione che tutti coloro diplomati dall'Oriani che poi si iscrivevano all'università si ritrovavano, ognuno indossava un cappello di colore diverso a seconda ovviamente della facoltà. Per esempio l'azzurro era giurisprudenza, il rosso era medicina, il giallo biologia e così via. Quindi abbiamo voluto dare anche questo segnale con questa sfilata di carnevale. Un'unione, cultura e allegoria. Esatto, ci divertiamo stando insieme, insieme possiamo crescere divertendoci e perché no vivere aiutandoci uno per l'altro. Come diceva Gandhi, la fratellanza è quello che salverà il mondo. Dottoressa Tarantini, l'ITET Tannoia presenti all'allegria della 44esima edizione del Carnevale. Quali sono questi paesi? Bene, non potevamo mancare anche quest'anno alla sfilata del Carnevale perché per noi è, diciamo, tradizione, cultura e vita, no? E niente, i paesi sono quelli delle lingue studiate nella nostra scuola. Il francese, il tedesco, l'inglese, il cinese e lo spagnolo. Dunque abbiamo voluto, diciamo, lavorare su questi paesi, sui temi, ma soprattutto sul concetto di fratellanza e unione, che in questo momento storico sembra molto importante.